L'INRIM ha partecipato al progetto Lumière andando a studiare il comportamento degli impianti di illuminazione per quanto riguarda l'aspetto della luce diffusa verso l'alto. Sono stati considerati quattro diversi impianti equipaggiati sia con lampade a ioduri metallici che con lampada LED, due apparecchi, uno per ogni tipologia di lampada, con vetro curvo ottimizzato e con vetro piano. Tutti e quattro gli impianti dovevano avere le stesse prestazioni a livello normativo, quindi andiamo a confrontare impianti che ci assicurano il soddisfacimento dei valori normativi allo stesso livello. L'approccio innovativo di INRIM è consistito nel fatto di non più considerare il singolo apparecchio e quindi caratterizzazione di laboratorio che va a verificare quale sia la dispersione verso l'alto di flusso luminoso del singolo apparecchio, e quindi la forte differenza tra apparecchi a vetro curvo ottimizzato e a vetro piano, che hanno dispersione diretta verso l'alto praticamente minima, quasi zero, ma considerare l'intero impianto come illumina. Questo vuol dire che a quel punto apparecchi che hanno emissione diretta verso l'alto, comprese inferiori quantomeno al 4%, rispetto a tutta la riflessione diretta verso l'alto di tutte le superfici illuminate, diventa effettivamente un peso minimo rispetto a tutto questo grande contributo. L'innovazione è consistita nel utilizzare un drone appositamente equipaggiato con sia un sensore che è in grado di misurare la quantità di luce incidente su un'ipotetica superficie a 25 metri di altezza, sia un apposito sistema in grado di misurare la luminanza tramite una telecamera basata su sensore CCD. Questo ci ha consentito quindi di misurare dall'alto effettivamente tutta la radiazione diffusa verso l'alto non più dal singolo apparecchio ma da tutto l'impianto, esso costituito sia dall'apparecchio, dal suo palo che dall'alto abbiamo potuto verificare che è una sorgente riflettente estremamente luminosa e anche molto più estesa a livello di superficie rispetto all'apparecchio, che di tutte le superfici illuminate, la strada, le zone adiacenti come prescritto dalla normativa e anche le zone ancora più esterne, che tutte contribuivano in modo sostanziale alla riflessione del flusso verso l'alto. I risultati ci hanno evidenziato che alcuni parametri sono particolarmente critici, quindi a seguito di questa indagine diretta sul campo noi abbiamo potuto estrapolare dei parametri utili a livello di modellizzazione, ovviamente derivati da queste tipologie di apparecchi che abbiamo considerato e addirittura specificamente questo tipo di apparecchi, che però comunque ragionevolmente possiamo estendere in linea di principio alle due tipologie diverse di apparecchi, ma comunque vanno verificate marca per marca, apparecchio per apparecchio, per poter dare un livello di accettabilità sul più vasto panorama di tutti gli apparecchi attualmente disponibili sul mercato. Però già sulla base di quello che noi abbiamo analizzato possiamo dire che quando andiamo a considerare il comportamento di un singolo punto luce rappresentato dall'apparecchio e da tutte le zone luminose limitrofe, non vi è una sostanziale differenza tra apparecchi con il vetro curvo ottimizzati o apparecchi con il vetro piano. Questo perché l'emissione di flusso diretta verso l'alto da parte del singolo apparecchio, quindi proprio fisicamente la parte di flusso emessa direttamente verso l'alto dall'apparecchio, non è più preponderante. La differenza tra l'apparecchio vetro curvo e l'apparecchio vetro piano non è più preponderante quando si va a considerare la riflessione diretta verso l'alto da parte di tutte le superfici illuminate, e questo è abbastanza intuitivo perché questo genere di apparecchi ha emissione diretta inferiore al 4%. Viceversa, una superficie ampia illuminata
con, pensate, fattori di riflessioni medi che vanno dal 10, 20, 30 anche per cento, è ovvio che abbia un maggiore impatto. Ma non solo, se andiamo a considerare quindi a questo punto il comportamento di un intero impianto, quindi costituito da più punti luce, a questo punto diventa fondamentale per valutare l'impatto di tutta la radiazione emessa verso l'alto il numero di apparecchi che noi andiamo a installare a chilometro. E dalle nostre analisi possiamo stabilire qual è la frazione di lumen a chilometro emessa verso l'altro da queste quattro tipologie di impianti che abbiamo potuto considerare. Essenzialmente i valori sono superiori al 15% di frazione di flusso verso l'alto e a livello di comportamento si vede un miglior comportamento degli apparecchi con il vetro curvo ottimizzato, di quelli presi in considerazione, e delle lampade LED. Questo per due motivi. Innanzitutto perché gli apparecchi a vetro curvo ottimizzato hanno un minor numero di apparecchi installati a chilometro. E quindi, per quanto è emerso prima, se non vi è una sostanziale differenza, se andiamo a considerare il singolo punto luce per quanto riguarda l'emissione diretta verso l'alto di differenza tra vetro curvo e vetro piano, diventa fondamentale allora quanti apparecchi io devo installare a chilometro per ottenere che cosa? Per ottenere il soddisfacimento dei valori normativi, perché questo confronto è fatto a parità di soddisfacimento dei valori normativi ottenuti con i diversi impianti. E non solo, è a questo punto fondamentale che la radiazione luminosa vada solo dove serve e quindi apparecchi che mandano radiazione luminosa dove non serve, a tutti gli effetti, quella è una radiazione sprecata perché poi andrà a incidere su superfici che a loro volta rifletteranno verso l'alto. E sono state viste anche un miglior comportamento delle sorgenti LED rispetto a quelli a ioduri metallici.